Giampi allora decise di nascondere la sua mela meraviglia. Quello era un bel posto. Oh, ok, non fa niente, coraggio, le raccoglieremo ancora. Ho capito che devo raccoglierle da solo. Ah. Per Giampi, quella mela era sua. L'aveva vista prima lui. Qualcosa non andava. Quelle mele rimanevano a portata di scoiattolo. Bisognava trovare un modo per riavviare la macchina. Tutte le bellissime mele dei Rankins venivano tagliuzzate in piccoli pezzi. Una botte a prova di scoiattolo. Secondo George era una buona idea. Ma il coperchio non scendeva troppo. Sì, accidenti, che disastro. George doveva intervenire. Che starà combinando? L'hai visto o no? Ah, e come ci è arrivato lì? Fine delle bottiglie vuote. Oh, ma che strano, non hanno ancora finito di riempirlo. Ehi, scalatore, ti dispiacerebbe rimandare i giochini a dopo aver finito la nostra raccolta? Oh, sì, certo, ho solo ripreso il cappello. Non è possibile. I Rankins lo avrebbero sicuramente rimproverato per aver rovinato tutte le mele. Guarda che hai fatto! Ma sei stato di una bravura eccezionale! Tutto il sidro già pronto e imbottigliato, non ho parole! Sei un tesoro, grazie, George! George! Roba da matti! Abbiamo scoperto una scimmia che fa un lavoro da uomo, mentre il suo amico umano è fuori ad arrampicarsi e saltare tra gli alberi! Io sono andato soltanto La cosa più importante è che il tuo lavoro sia finito! Ho fatto in fretta. Però, accidenti, che bel macchinario. L'ho progettato e costruito io. Guarda, prima le mele si lavano qui dentro, poi le solleviamo per sminuzzarle. Sì, le mele tagliate danno più succo. Proprio così. Qui dentro le premiamo a fondo per far uscire il nettare, che poi viene imbottigliato qui sotto. Dopotutto, George non aveva rovinato le mele. Le aveva solo trasformate in sidro. Devi solo mettere a punto il sistema di stoccaggio. Già. Se qualcosa andava storto, avresti lasciato i Rankins in un mare di guai? Oh, lassù c'è ancora una mela. La prendo io? No! No, aspetta! Tieni, George. Te la sei meritata. George era contento del regalo, ma sapeva che qualcuno lo sarebbe stato ancora di più.